Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Oggi sono molto contenta perché andremo a registrare un video speciale, video per quanto riguarda i 3.000 iscritti. Infatti ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per questo traguardo, per essere stati con me in questo anno e mezzo ormai, per esserci stati dal primo giorno. Non mi aspettavo appunto di arrivare a 3.000 così tanto in fretta, almeno per i miei standard, e quindi volevo ringraziarvi con questo video speciale e andremo a fare appunto il video collezione che tanto mi è stato richiesto. Inizieremo a girare il video per quanto riguarda la libreria degli shoujo, questo perché voglio appunto dare un po' di attenzione a questo target e metterlo alla fine significherebbe che purtroppo alcuni di voi mi abbandonerebbero già a fine video, invece voglio appunto prima iniziare da questa libreria. Ci tengo anche a dirvi che farò qualche appunto sui manga che vi farò vedere perché non ho voglia di fare una lista della spesa, anche perché in quel modo vi avrei già mandato direttamente le foto, non sarei stata qui a girare un video collezione, ma come al solito prima di iniziare, sigla. Allora, iniziamo subito il nostro video collezione con la libreria Shoujo. Infatti troviamo in alto Proteggi la mia terra dal volume 1 al volume 12, serie completa fatta dalla Planet in questa edizione molto più economica. Lo trovate anche nel mio video per quanto riguarda la top, perché è un manga che amo, che mi è piaciuto tantissimo. Alcuni dicono che sia noioso, sì, sto parlando di te, Dome. Però non lo so, io l'ho amato, è bello anche per questo, i pensieri diversi, le opinioni diverse. È un manga che parla di passato, di presente e di futuro che si vanno ad incrociare, soprattutto un manga di crescita, di decisioni, di individualità, scegliere la propria identità, capire la propria identità e anche d'amore. Tutto condito con una parte sci-fi molto presente che non pensavo potesse piacermi, invece appunto mi ha assolutamente sorpreso, quindi Proteggi la mia terra per me super consigliato. Passiamo qui, abbiamo La nuova vita di Nina, un manga in quattro volumi edito dalla Goen, qui appunto le copertine sono molto molto carine, non è appunto qualcosa di completamente imprescindibile, però è un manga molto carino per chi cerca una miniserie, parla di reincarnazione. Abbiamo questa bambina che sviluppa poi, cioè sblocca i ricordi di una vita precedente. Anche qui abbiamo la ricerca della propria identità per differenziarsi da quella che è la persona precedente in cui appunto che si è reincarnata a lei. Poi passiamo, qui abbiamo tutte le opere di Ayazawa. Abbiamo Non sono un angelo, nuova edizione della Panini, con le copertine ridisegnate, come potete vedere. Sono molto, molto bella questa edizione. Non sono un angelo, non è sicuramente l'opera preferita mia di Ayazawa, ma è uno shoujo molto carino che tiene testa ancora ad oggi a qualsiasi shoujo, secondo me, scolastico. È fatto molto bene. Ayazawa qui era molto più positiva rispetto ad altre opere in cui ha cominciato ad inserire degli elementi un po' più drammatici, un po' più pesanti. Qui invece troviamo una Ayazawa molto spensierata in realtà, ma è un'opera che super consiglio. Passando qui abbiamo I cortili del cuore, anch'essa un'opera molto molto bella, molto interessante. Questa nuova edizione di Panini, una deluxe con tantissime pagine a colori, è un'opera che ho nel cuore perché è qualcosa di diverso. Abbiamo appunto un gruppo di amici, sia d'infanzia che appunto persone, diciamo, compagni di scuola. Il tema è quello appunto della moda. Abbiamo una protagonista molto bizzarra, molto eccentrica, che se ne frega completamente di apparire diversa agli occhi degli altri, ma anzi, lei adora la sua diversità ed è quella che la porterà lontano. Molto molto bello, molto belli i temi, molto belli i rapporti che si creano e l'amicizia, ma soprattutto, diciamo, il disegno di Ayazawa che cominciava, diciamo, a prendere una propria identità. Poi abbiamo Ultimi raggi di luna in questa edizione stupenda della Panini, meravigliosa, cartonata, con pagine anche a colori, un'edizione veramente fatta bene per i suoi 18 euro a volume, che comunque non sono pochi, però ce li vale tutti. Una delle opere che più ho amato di Ayazawa, che ho letteralmente nel cuore, qualcosa di sperimentale per Ayazawa, ma ben riuscito, unisce il mystery, unisce storie d'amore, storie di amicizia, storie quasi oniriche e soprattutto anche una parte spirituale. È davvero tanto tanto emozionante, tanto toccante, lo consiglio a chiunque, appunto anche chi non segue gli shoujo. Infatti è stato apprezzato anche da Angolo di Rice, quindi
ci sarà un motivo, visto che lei, diciamo, con i sentimentali non va tanto d'accordo, però fidatevi, provate Ultimi raggi di luna. E poi abbiamo la Complete Edition di Paradise Kiss, bruttissima esteticamente, ma anche qui un gran bel manga che parla di crescita, di decisioni, soprattutto di scelte di vita, capire che strada prendere e lasciare anche delle strade sicure, diciamo, da un certo punto di vista, per provare ad essere felice, provare a riuscire in qualcosa. Anche qui abbiamo la moda come tema principale, perché si va a collegare a quello che è Cortili del Cuore, ma può essere letto anche distaccato, perché semplicemente ci sono alcune parentele tra i personaggi di Cortili del Cuore e per quelli di Paradise Kiss, ma può essere letto anche senza aver letto Cortili del Cuore. Ecco qui, scusate l'inquadratura un po' più statica, ma vi faccio vedere delle chicche. Qui è il mio santuario dedicato a Nana, che è il mio manga preferito per chi mi conosce. E ripeto, potete trovare tutti quelli che sono i miei manga preferiti nella mia top 10 che trovate appunto sul canale YouTube. Partiamo con la Steelbox, che avevo fatto uscire Panini un po' di tempo fa, che adesso tra l'altro è esaurita, dove appunto si trovava innanzitutto questa bellissima variant di Nana, il volume 1, con questa illustrazione davvero molto bella e che ha in costina appunto un colore completamente diverso. E poi all'interno della Steelbox c'erano il solito contenuto delle Steelbox, infatti adesso ve la mostro. Ovvero abbiamo la cartolina e questo magnete di Nana, appunto. Poi abbiamo due book, uno appunto il 7.8, che si trovava con il primo cofanetto con i primi credo 12 volumi, ed è un fanbook con appunto informazioni sui personaggi, interviste, sketch, un capitoletto extra sicuramente divertente proprio sull'uscita di questo volume, e quindi qualcosa che non può mancare, e io ho recuperato in realtà da poco. E poi abbiamo il secondo book, che è stato che ho trovato all'interno del secondo cofanetto, e si trovano, ripeto, solamente all'interno dei cofanetti, chiamato Mobile Book. Anche qui ci sono tantissimi contenuti, anche a colori, informazioni, e chi più ne ha più ne metta, anche pagine a colori. C'è un'intervista da Yazawa che sarà molto interessante. Ci sono dei quiz che magari posso fare in live o magari una diretta o appunto su Instagram. Soprattutto si trovavano degli adesivi molto molto belli, eccoli qui, che ho adorato. Poi, come potete vedere, abbiamo una figure di Nana, costata veramente tantissimo, l'ho comprata direttamente proprio dal Giappone. Ve la mostro un po' più da vicino, ecco qui i dettagli. E poi un'altra chicca super, a parte il manga dall'1 al 21 ovviamente, abbiamo anche l'artbook di Nana, un artbook che ormai è abbastanza raro da trovare, di cui sono estremamente fiera. Vi faccio vedere magari qualche pagina all'interno, perché merita tanto. Ecco qui appunto l'artbook, vi faccio vedere qualche illustrazione, perché le illustrazioni di Ayazawa meritano tantissimo. Io amo il tratto di questa donna, soprattutto per quanto riguarda Nana, ma anche Ultimi raggi di luna. Secondo me ha un tratto riconoscibilissimo e non lo so, io letteralmente mi innamoro in ogni pagina. È un artbook che arriva direttamente dal Giappone, ormai non se ne trovano praticamente più. L'ho comprato sicuramente sovrappezzato, perché è oltre i 100 euro, anche 150 se non sbaglio, però lo volevo troppo in collezione. Mi mancava avere un pezzo così importante. Poco da dire comunque di Nana, perché ne ho parlato veramente tanto, forse troppe volte, però è il capolavoro assoluto, il manga più ispirato secondo me dell'autrice, ma anche purtroppo quello interrotto, almeno in pausa, ma da troppo tempo, quindi ormai non si spera neanche più in un continuo. Passiamo poi sotto, qui troviamo in realtà un'altra autrice che mi piace tantissimo. Sto parlando di Yosaki Saka con tutte le sue opere. Qui possiamo trovare Straw Beige, la sua prima opera. Qui abbiamo la variant del volume numero 1, che davano con il pack. E poi appunto tutta la serie completa fino al 10. Straw Beige è una serie molto carina, sempre scolastica, con i temi, diciamo, soliti di Yosaki Saka, con la solita struttura narrativa, ma che comunque mi ha preso, non come tante altre opere sue.
E si vede che secondo me è quella la prima, però sicuramente è qualcosa di carino. Accanto invece abbiamo secondo me quella che è la sua opera migliore, ovvero A un passo da te, e qui possiamo trovare anche la sua variant, sempre appunto dentro quel pack con tutte le variant, molto bella questa. A un passo da te, secondo me, è l'opera più ispirata invece di Osaki Saka, una storia davvero molto bella, uno shoujo che ha saputo affrontare temi come il lutto, come i traumi, è molto bello, mi è piaciuto un sacco, sono affezionata ai personaggi e anche per questo appunto poi vi farò vedere l'artbook dedicato proprio ad un passo da te. Qui dietro abbiamo un'altra sua opera, ovvero Amarsi e lasciarsi, che purtroppo ancora non ho letto, ovvero ho letto i primi due volumi, ma appunto per dare un giudizio devo ancora andare avanti. Poi abbiamo Sakura Saku, che è in corso sia in Italia che in Giappone, dovrebbe finire intorno al volume 10, o almeno così è stato detto. È un inizio comunque interessante, sicuramente, ripeto, non originalissimo, siamo sempre alla tipica storia di Osaki Saka, però so che nel quarto ci sarà un colpo di scena interessante, devo ancora leggerlo quel volume 4 e vi farò sapere. E poi appunto abbiamo invece l'artbook di A un passo da te, ma anche di Strawbridge, adesso ve lo faccio vedere meglio. Ed ecco qui l'artbook, l'illustration book di A un passo da te è Strawbridge, anche questo davvero molto bello, con illustrazioni molto molto fighe. Il tratto di Osaki Saka è davvero bellissimo, non c'è veramente cosa dire. L'artbook comunque l'ho preso in realtà a poco prezzo, questo è quello appunto giapponese, ma potete trovarlo ancora su Amazon quello francese, costa sul 25-30 euro massimo. E come potete vedere, è veramente una gioia per gli occhi vedere le illustrazioni a colori di questa mangaka, che comunque per lo shoujo è davvero molto consigliata. E poi passiamo a questo altro scaffale dove abbiamo sempre manga shoujo, in particolare qualcosa di Wataru Yoshizumi. Partiamo subito con Marmalade Boy, la nuova edizione dal volume 1 al volume 6, ve ne ho parlato tante volte, è un manga super divertente di quegli anni, ma è comunque un must per chi ama lo shoujo, mi ha divertito tantissimo, è una storia molto molto carina. Accanto abbiamo Marmalade Boy Little, che è appena iniziata per la Planet, è un sequel, non è all'altezza, almeno al momento, di Marmalade Boy, però per chi ha amato quei personaggi, adora rivederli, è una buona soluzione. Tra l'altro, in realtà, invece di essere uno shoujo, è più che altro un josei, ed è un josei anche quello che troviamo qui al fianco, ovvero Sei il mio cucciolo dal volume 1 a 14, serie completa, è un'edizione praticamente sottiletta. Sei il mio cucciolo è un manga josei con tematiche molto interessanti e attuali, ovvero quella della donna in carriera che viene vista a volte in maniera brutta sia dalle donne sia dall'uomo, sia per questione di inferiorità che per questione di invidia. E abbiamo questa storia particolare all'inizio, non proprio d'amore, con questo ragazzino che in realtà è molto più piccolo di lei, che gli dà una nuova prospettiva della vita, sicuramente molto diversa, e con cui lei in realtà si trova molto molto a suo agio. E abbiamo anche l'artbook di Wataru Yoshizumi dedicato a Marmalade Boy, vi faccio vedere qualche illustrazione perché meritano anche queste, ed è un colpaccio che ho fatto sull'usato, visto che non si trova praticamente più. Che qui il disegno è veramente molto particolare, molto riconoscibile, con questi occhioni grandi. Questo è un colpaccio che ho fatto sull'usato ed è in realtà un'edizione spagnola. L'ho acquistato praticamente 1 euro, cosa che ovviamente non si trova, o comunque se si trova a prezzi come 50-70 euro. Poi abbiamo Cuore di menta di Wataru Yoshizumi, che devo ancora leggere in questa edizione deluxe della Planet, un po' vecchiotta perché l'ho presa sull'usato visto che non si trova praticamente più. È un'edizione che comunque mi piace molto, ha delle pagine a colori e la storia sembra essere molto molto carina, molto divertente, alla Wataru Yoshizumi. E poi abbiamo qui Skip Beat dal volume 1 al volume 10, in realtà il volume 11, il volume 31, perché appunto sto seguendo le uscite e poi vado a recuperare gli altri volumi. Questo è uno shoujo che secondo me non poteva mancare nella mia libreria, siamo a 49 volumi in corso, super divertente e mi sta prendendo davvero tanto. Poi si continua giù con degli shoujo molto importanti. Intanto abbiamo Swan.
Swan è un manga shoujo incentrato sul balletto, un'edizione spettacolare. Devo ancora iniziare a leggerlo per il semplice motivo che siamo a fermi al secondo volume da secoli e quindi non ha senso, secondo me, iniziare la lettura. Poi abbiamo in realtà un altro capolavoro di Motohayo, ovvero A Cruel God Reigns, con delle copertine spettacolari. Storia complessa, una storia non facile da leggere, non adatta a tutti, ma che allo stesso tempo consiglierei di leggere proprio perché è un turbinio di emozioni, per lo più negative, però servono a comprendere quanto in realtà l'essere umano a volte faccia schifo. Non possiamo girarci dall'altra parte perché sono cose che succedono e che accadono anche fin troppo spesso. Descritti, personaggi descritti alla perfezione, le loro emozioni, le loro sensazioni li vivi sulla tua pelle ed è per questo che fa ancora più male. Andando avanti, poi abbiamo Giorgi di Yumiko Igarashi, un classico dello shoujo che si trova ancora in questa edizione Magic Press, molto molto bella con pagine a colori. Io ve la straconsiglio, è un classico e sto cercando appunto di recuperare tutti piano piano ovviamente i classici dello shoujo perché voglio farmi appunto una cultura da questo punto di vista, visto che è il mio target preferito. E poi sono dovuta salire sulla sedia per continuare appunto con i manga Shoujo Josei perché stanno sopra la libreria. Abbiamo Mars di Fuyu Musoryu dal volume 1 al volume 8, uno shoujo che non rileggerei effettivamente pensandoci perché sì è molto bello, però ci sono degli elementi a metà volumi che cominciano a diventare secondo me troppo drammatici, quasi irrealistici. Quando un manga comincia a diventare drammatico esageratamente, fatto apposta e diventa appunto quasi non realistico, soprattutto per l'età dei personaggi, un po' mi fa storcere il naso, quindi per questo non lo considero uno degli shoujo miei preferiti. Accanto invece abbiamo il Kokunikki, che invece è un josei meraviglioso che trovate nella mia top. Non è ancora finito perché mancano gli ultimi due volumi che speriamo Flashbook ci porti, visto che ormai è conclusa. I Kokunikki è un josei che parla di due generazioni completamente differenti messe a confronto, quindi due persone che si troveranno a vivere sotto lo stesso tetto e vediamo attraverso due generazioni diverse come appunto vivono la vita in due maniere diverse e soprattutto come affrontano i problemi in maniera diversa, la maturità di una e l'infantilità di un'altra. È bellissimo, ragazzi, stupefacente. Vi ricordo che è ancora tutto disponibile, quindi leggete i Kokunikki. E poi abbiamo Orange, che è uno shoujo in realtà che apprezza anche chi non ama appunto i sentimentali. È uno shoujo che parla di suicidio. Non è uno spoiler perché sta nella trama, nelle prime pagine di questi ragazzi, come la forza dell'amicizia cerca in qualche modo di cambiare il destino di questo ragazzo. Ed è molto profondo, veramente bellissimo, straconsigliato a tutti. E adesso, per l'amore di tanti, andremo a vedere i manga Seinen e i manga Shonen, tranne per una piccola mensolina che è dedicata, diciamo, ai manga più moderni shoujo in corso. Per il resto, invece, sono tutti Seinen e Shonen. Ma andiamo a vederli subito perché sennò il video durerà 2 ore e mezza e non mi va. Oltre ad essere stancante, sicuramente diventa pesante anche per voi. Iniziamo subito. Adesso passiamo a questa mensolina qui, dedicata a Tokyo Revengers, che è stato il mio primo manga. Lo so, non è un manga perfetto. Ha i suoi difetti, soprattutto io l'ho apprezzato dal volume 1 al volume 21, dal volume 22 ho percepito il calo come lo hanno percepito praticamente tutti, ma allo stesso tempo poi il volume 30 in realtà mi è piaciuto tanto, ha dato diciamo una motivazione a tutto quello che è successo prima. Sicuramente, ripeto, non è un manga perfetto, ma è un manga perfetto secondo me per iniziare, infatti è quello che mi ha introdotto in questo mondo. E vuoi non vuoi sono affezionata a questi ragazzi, a questi teppisti e non posso farne a meno, ormai sto continuando anche con Una lettera da Baji, che è uno spin-off che non è tra l'altro nemmeno scritto da Wakui, però sembra molto interessante. Qui sopra troviamo alcune figure, come la figure di Misuya, che tra l'altro è il mio personaggio preferito, e la figure di Mikey. Qui abbiamo il volume 24 giapponese comprato su un sito chiamato Fantasia. E poi abbiamo i tre cofanetti, in realtà me ne mancherebbe uno, dove all'interno abbiamo i character book, appunto il volume 23, il 20 e il 29, che in realtà sono messi qui.
È una cartolina, mi mancherebbe un pack che poi andrò a recuperare perché me lo sono perso. Poi, appunto, andando qui abbiamo un altro manga shonen, che in realtà questo è spettacolare. Abbiamo intanto il Funko Pop di Killua e il Funko Pop di Gon. Qui abbiamo una litografia di Evol, che non c'entra nulla, però l'ho messa per ora qui. Abbiamo tutto Hunter x Hunter dal volume 1, volume 24, poi abbiamo 25, 26, 30, 35 e 37. Mancherebbe qualche volume qui in mezzo perché all'inizio l'avevo letti in scan, ora devo andare a recuperarli. Qui abbiamo una figure di Hisoka, cosa dire di Hunter x Hunter? Meraviglioso, un world building perfetto, dei personaggi con un carattere design stupendo, personaggi con una crescita, con una fatica immensa nel fare quello appunto che l'obiettivo appunto che si sono prefissati. Soprattutto Gon è un personaggio molto interessante ed è un personaggio che non si arrende mai. Io per tutti quelli che amano gli shonen lo vado sempre a consigliare, soprattutto per i nostalgici di quegli anni. A me ha proprio divertito tantissimo leggerlo, me lo sono sparata tutto veramente in pochissimo tempo. Sappiamo benissimo che ancora non è completo, però diciamo che Togashi credo che stia facendo il possibile per portarlo alla sua conclusione. Vedremo un po' come andrà a finire. Subito sotto abbiamo una mensolina dedicata a Comic and Communicate. Qui abbiamo questa specie di notebook che davano, mi pare con il primo volume, non ricordo perfettamente perché io l'ho acquistato la maggior parte sull'usato. Infatti sono arrivata alla lettura al volume 17 in questo momento in cui sto registrando il video, quindi ancora mi mancherebbe da leggere dal 18 al 29, che è l'ultimo uscito. Qui abbiamo la variant esclusiva per il Games Academy, troppo bella, veramente una delle variant più belle che posseggo. Cosa dire di Komi? A me diverte tantissimo. Ho iniziato in realtà con l'anime e poi ho recuperato il manga perché l'anime non continuava. È una storia principalmente di amicizia che però tratta temi come per esempio il disturbo della comunicazione in maniera, in una chiave comica da un certo punto di vista, ma che ti fa anche riflettere. Un manga incentrato sull'amicizia, che poi comunque ha dei risvolti anche sul lato amoroso. Sicuramente con la nuova classe, quindi essendo una commedia scolastica, ci troviamo appunto molto spesso all'interno della scuola. La seconda classe è meno interessante rispetto alla prima, però continua ad essere un manga super rilassante che io apprezzo, di cui ho bisogno. Perché a volte proprio quando sono stanca e ho bisogno di leggere qualcosa, sicuramente vado su Komi perché non è che serve chissà quanto concentrazione sulla lettura, è un manga super divertente. Passiamo sotto con un altro shonen, ovvero Blue Lock dal volume 1 al volume 22, quindi tutti quelli usciti finora con la variant di Panini esclusiva con questa che è veramente fighissima, anche questa è una delle più belle. Blue Lock è quello che mi ha, diciamo, inserito, che mi ha introdotto nel mondo dello Spokon. È sicuramente uno Spokon anche qui atipico perché è più un survival games che mi diverte tantissimo. Sono arrivata in questo momento al volume 13 e quindi ancora ho da leggere un po' di volumi, però ha un ritmo pazzesco, una storia pazzesca di questi ragazzi che si giocano letteralmente tutto, si giocano il futuro nel Blue Lock. Ragazzi che comunque a che si trovano nella squadra con degli alleati e che poi se li ritrovano nemici e comunque devono mettere da parte le loro amicizie e le loro simpatie perché si stanno giocando il futuro e non c'è niente di più importante di loro stessi in quel frangente, in quel momento e in quel luogo. Mi diverte tantissimo e quindi mi ha fatto apprezzare un genere che è comunque lontano, diciamo, dai miei gusti. Poi qui abbiamo le card che davano su Mangaio. E poi lì dietro in realtà sto iniziando questo shonen, ovvero Yomi no Tsugai dell'Arakawa, stessa autrice di Fullmetal Alchemist, con le due variant. Questa è quella uscita per il secondo volume. Non so bene cosa dirvi ancora di questo titolo. Il primo volume mi aveva convinto appieno, il secondo volume, la prima metà mi ha annoiata, la seconda metà invece mi è piaciuta di più. Il personaggio che per ora mi interessa di più è Asa, mi sembra si chiami Asa, comunque la sorella, però ancora non l'ho inquadrato bene, ancora non vi so dire se lo porterò avanti. Sicuramente darò un'opportunità al terzo volume e vedremo un po' cosa, se cambierà il
il mio pensiero, oppure riterrò che non fa per me. E poi qui inizia la menzionina dedicata un po' ad Asano. Mi manca qualche opera, però per il resto le ho quasi tutte. Abbiamo What a Wonderful World in due volumi, una delle serie che mi ha dato l'impressione di un Asano leggermente diverso, leggermente più positivo rispetto a tutto il resto. La Città della Luce, che invece è un manga, un volume unico, anche qui abbastanza pesantuccio, dove che parla di questa città che all'apparenza sembra tranquilla, amata da tutti dall'esterno, dove in realtà ospita persone abbastanza disturbate, abbastanza traumatiche, abbastanza problematiche per loro stessi, ma anche per chi li circonda. Sempre tipici soliti temi di Asano, insomma. Poi abbiamo Buonanotte Pun Pun, che è il suo capolavoro, secondo me, anche se non ho ancora letto The Demons. Buonanotte Pun Pun ne ho parlato tante, troppe volte, è nella mia top, nelle prime tre posizioni, perché è un manga che mi ha dato molto in un periodo abbastanza complesso e che mi ha emozionata tanto e che dovrei anche rileggere perché voglio vedere, letto in un secondo momento, in un periodo completamente diverso, quale cose mi vuole trasmettere ancora una volta. Io lo consiglio ancora tuttora, è sempre un manga super richiesto, super ristampato, quindi in un modo o nell'altro lo troverete. Poi abbiamo The Demons che non ho ancora letto perché mi manca il volume 7, 8 e 9 che non sono mai stati ristampati e quindi mi scoccio a leggerlo in scan e non l'ho ancora iniziato per questo motivo, anche se facendo questo video mi sono resa conto che ho tanta voglia in realtà di leggerlo perché alcuni lo reputano anche superiore a Buonanotte Pun Pun. E poi c'è Solalin, questa Complete Edition, un manga che Asano stesso in realtà non è proprio contento di aver fatto, però che io ho apprezzato temi come la ricerca di se stessi, essere delusi, diciamo, dalle aspettative che si ci fa dopo l'università, no? Che pensiamo appunto di magari trovare il lavoro dei nostri sogni, la delusione, anche qui il suicidio, temi comunque ricorrenti e soprattutto temi che vanno in questo caso anche un po' oltre l'adolescenza, perché stiamo parlando di persone post-università che hanno a che fare con la vita reale e non quella da studenti. Sempre qui poi abbiamo Reiraku, un'altra storia a volume unico di Inio Asano che parla in realtà di un mangaka, sembra quasi autobiografica anche se non è mai stato detto se non sbaglio, però racconta delle cose che secondo me sono molto autobiografiche, ti fa comprendere un po' il mondo di un mangaka, le sue difficoltà e i suoi momenti, diciamo, in cui ci si sente vuoti e non si sa andare oltre il proprio capolavoro, non si sa scrivere più nulla e la pressione che ti possono fare, appunto, chi lavora per te e con te. E poi davanti ho messo delle opere in corso, ovvero Evol di Atsushi Kaneko, un manga che mi ha estremamente coinvolto dal primo volume, un manga assurdo, dove tratta veramente tante tematiche, dove non ha paura di denunciare, di osare, di dare fastidio a qualcuno. Un manga pazzesco con disegni assurdi che io vi invito letteralmente a leggere. Non ho letto altro per ora di Kaneko, ma mi ha assolutamente convinto a recuperare magari anche qualcos'altro perché l'ho trovato geniale nel suo modo di fare, ma soprattutto mi ha convinto questo disegno un po' americano, questo miscuglio. E poi qui abbiamo Oshimi, con la sua opera che viene considerata capolavoro, ovvero Tracce di sangue, dal volume 1 al volume 5, poi abbiamo il 12, 13 e 14. Sto aspettando le ulteriori ristampe, ma già dai disegni delle cover possiamo comprendere l'inquietudine che trasmette questo manga proprio assurdo. Io lo iniziai a leggere online in realtà prima di recuperarlo perché mancavano i volumi e mi ha letteralmente scioccata. Un manga molto psicologico e reale perché purtroppo le tematiche affrontate, oltre ad essere disturbanti e scioccanti, sono comunque reali, sono comunque tematiche che purtroppo esistono. Esiste un rapporto madre-figlio in questo modo e quanto in realtà questo può gravare sulla mente di un bambino e poi da adulto non può che avere ulteriori problematiche.
spettacolare, devo ancora appunto finire di leggerlo, però non ho mai letto nulla di Oshimi a parte questo e ho deciso di iniziare con questo perché essendo appunto quello considerato il suo capolavoro, secondo me non poteva esserci starter point migliore. Passiamo adesso ad un'altra mensola dedicata in realtà per metà a uno dei miei manga preferiti in corso in assoluto, sto parlando di Oshinoko che ha delle cover anche qui molto belle, pazzesche secondo me, soprattutto quella del volume 5. Ma anche diciamo la cover della variant del volume 8 qui che davano insieme a un booklet a colori, un book di pochissime pagine, non ne valeva assolutamente la pena, però per quanto riguarda la cover invece davanti è stupenda. Siamo arrivati qui al volume 10 ed è un manga che mi ha insegnato tantissimo, un argomento, argomentazioni e temi che non sono stati trattati o comunque non in questo modo, una denuncia continua, mi ha affascinato dal primo volume, un rapporto un po' strano perché mi aveva affascinato dai primi volumi, poi l'avevo interrotto perché ero in un periodo di blocco del lettore. E non riuscivo a leggere qualcosa di comunque così tanto verboso, e poi praticamente il blocco del lettore mi aveva confuso le idee, l'avevo venduto, poi l'ho riacquistato subito dopo la prima puntata dell'anime ed è diventata un'ossessione per me. Tant'è che ho acquistato l'artbook dal Giappone, adesso vi faccio vedere qualcosina. Qui abbiamo appunto l'artbook preso dal Giappone, direttamente da Amazon Japan. Con delle illustrazioni secondo me pazzesche anche qui, qui Mengo Yokoyari che è appunto la disegnatrice di quest'opera ha un tratto secondo me spettacolare e ci sta benissimo con tutto quello che sta raccontando e ci sta comunicando il manga. Veramente è un artbook che non vedevo l'ora di avere tra le mie mani e quindi l'ho presi addirittura al preordine. Uno dei miei personaggi preferiti è assolutamente Ai, ovvero lei, ma anche Kana, Rima, che secondo me è un personaggio che ha davvero tanto da dire e con cui a volte mi rispecchio tanto. Accanto ad Oshinoko troviamo Kaguya-sama Love is War dal volume 1 al volume 12 e poi il 20. Avevo iniziato a recuperare Kaguya perché era lo stesso autore di Oshinoko. I primi due volumi mi erano anche piaciucchiati, poi non lo so, non sono più andata avanti e mi sono chiesta appunto se il perché fosse. Perché non mi era appunto piaciuta troppo l'opera o perché comunque è molto episodica e è un problema io con le storie molto episodiche, quindi in questo momento è sul mio Vinted e credo che ci resterà perché non ho intenzione di continuarla, anche se credo di provare l'anime perché magari le cose episodiche con l'anime sono sicuramente molto meglio. Scendendo giù abbiamo questo piccolo angolino che ho dedicato a Taiyo Matsumoto. Vi dico già che non ho letto nessuna di queste opere perché nel momento in cui sto registrando sono passati veramente troppi pochi giorni dal momento in cui le ho acquistate, quindi ho bisogno di tempo prima di smaltirle, ma sicuramente tra queste opere, quindi tra Tekken Krinket, spero che si pronunci così, Ping Pong che vi ho fatto vedere in un video acquisti, Gogo Monster e Sunny, mi mancherebbe Number 5, però non so se sia totalmente nelle mie corde. Tra queste quattro, quella che andrò a leggere al 100% prima di tutti è Sunny, che è quella poi che mi ispira veramente tanto anche per il percorso di studi che sto facendo. E tra l'altro mi sono informata su tutte queste opere prima di acquistarlo, ovviamente, e vi posso dire che avendo visto vari video, soprattutto anche la diretta che aveva fatto Kirio con Dario Moccia, ho capito che è un autore che fa per me al 100%, non ho alcun tipo di dubbio, però ovviamente vi andrò ad informare meglio. Ping Pong comunque un'edizione veramente, sì, è qua è cascato tutto, veramente fighissima, sono contenta di averla recuperata, anche perché quella della Ikari costava un po' troppo. E poi qui abbiamo Tokyo Love Story di Fumi Simon della Bao Publishing. Questo saranno quattro volumi. Questo primo volume l'ho letto ed è appunto una rom-com anni 80, molto carina ed è vero che assomiglia in qualche modo un po' o comunque alle vibes alla Friends, quindi la continuerò assolutamente. Poi abbiamo appunto una mensola dedicata agli shoujo, diciamo, anche se qui c'è uno shonen, più che altro in corso. Abbiamo in corso qui in Italia, abbiamo qui Tsubaki
Fish All Lonely Planet, che è un manga di Mika Yamamori, uno dei miei preferiti suoi perché la sua nuova opera non mi fa impazzire, quindi non l'ho mai continuata. Questo qui è quello che indirizzerei a tutti perché è uno shoujo, nonostante diciamo con un incipit già visto, è uno shoujo comunque super divertente, super fresco, che veramente fa spaccare dalle risate, è comunque originale nel suo modo di trattare le tematiche, sta osando un po' di più negli ultimi volumi e soprattutto ha un disegno spettacolare. I Mika Yamamori per me disegna veramente da Dio. Poi abbiamo Witch Watch, che in realtà è una commedia shonen, che sinceramente i primi volumi mi avevano fatto sorridere ed era divertente. C'era questa interruzione di quarta parete da parte della protagonista, super interessante e super originale. Il terzo volume in realtà non mi ha convinto per nulla. Ho paura che continui ad andare, diciamo, sempre con i soliti siparietti e quindi non credo proprio di venderlo, di non portarlo avanti. E poi abbiamo Sign of Affection invece, che è uno shoujo della Star Comics, anche qui super interessante, che introduce il tema della ragazza appunto che ha problemi, che è nata appunto sorda, e oltre appunto questo tema che viene comunque sviscerato, ci viene raccontato come vive appunto la vita una ragazza, la sua vita quotidiana, una ragazza sorda. Poi abbiamo appunto questo rapporto tra due persone comunque adulte, perché stiamo parlando appunto in ambito universitario, è molto interessante secondo me. Poi qui abbiamo la variante del volume numero 7, che in realtà è una limited perché c'era appunto questo booklet molto molto carino, devo dire. Le illustrazioni di questo book mi sono piaciute davvero davvero tanto. E si continua con le serie in corso. Abbiamo Ranking of Kings, questo è il volume numero 1, una storia molto fiabesca con i disegni altrettanto, come potete vedere. Disegni che comunque io sto apprezzando in realtà. È una storia molto toccante, molto profonda. Non mi aspettavo appunto che mi sarebbe piaciuto per questo elemento fantasy, che comunque molto spesso io non cerco, non ricerco, anzi il contrario. Ma è una storia veramente molto profonda. Soprattutto questi due personaggi proprio in copertina sono in questo momento i miei preferiti proprio a livello di profondità. Però anche gli altri personaggi sono veramente caratterizzati benissimo. Siamo arrivati, credo, a 17 volumi in Giappone, quindi è una serie abbastanza lunga. Per chi magari ha paura dei volumi, può iniziare comunque a guardare l'anime perché ho visto che è veramente molto molto meritevole. Poi, andando avanti, abbiamo Skip Loafer della J-Pop, un manga seinen sentimentale, romantichino, che però appunto mi ha colpito per il modo in cui vengono sviscerati tutti i personaggi. Il primo volume è molto di passaggio, molto introduttivo, però andando avanti, già col secondo volume mi ha colpito molto molto di più, perché ci sono appunto una serie di temi più profondi, dove appunto vediamo la nostra protagonista un po' più atipica, goffa, buffa, che si mette in discussione e appunto ne vedremo delle belle. Poi abbiamo un'altra novità interessante, ovvero l'estate in cui Hikaru è morto, un manga molto particolare perché appunto ci parla di questo ragazzo che viene sostituito da un'entità soprannaturale molto particolare, è una specie di horror. Secondo me è un po' più inquietante che horror, cioè non fa paura, inquieta, questo sì. Non so ancora benissimo dove voglio andare a parare, però sembrerebbe interessante soprattutto a livello grafico. E poi abbiamo Il mio matrimonio felice, uno shoujo invece che sta spopolando soprattutto come anime. Io lo consiglio perché è veramente molto molto carino. Ci sono dei temi molto pesantucci come la violenza domestica, non si risparmia a livello appunto di parole forti. E quindi magari può dare fastidio a qualcuno. Io sono abituata comunque a leggere dei manga un po' più drammatici, quindi non mi ha fatto chissà che scalpore. Abbiamo anche qui un po' di elemento fantasy, non è diciamo inserito prepotentemente, però si fa sentire. E in questo momento a me personalmente, che non amo i fantasy, non disturba. Quindi in questo momento lo sto portando avanti anche perché, ripeto, mi piaciucchia, è molto carino. Siamo lì al volume 3, uscirà il quarto, poi in realtà saremo in pausa perché ovviamente siamo in pari col Giappone. Andiamo di nuovo in alto per farvi vedere una mensola dedicata un po' a dei seinen particolari, perché in questo caso abbiamo Shrink, il medico psichiatra, un manga di cui vi ho parlato e ci avevo dedicato un video. È un manga secondo me sottovalutato, un manga che tratta la tematica appunto delle malattie mentali, sia per sensibilizzare sia per farcele conoscere comunque. E lo fa in una maniera molto matura, molto, che fa empatizzare molto con tutti i personaggi.
Le storie sono davvero molto toccanti, sono scritte bene, descritte bene, c'è una supervisione di un vero psichiatra, quindi io vi invito a recuperarlo. So che il prezzo comunque è limitante perché della Dinit costa tipo 12,90 euro, però se avete la possibilità acquistate e supportate Shrink perché ne vale assolutamente la pena. Poi appunto sono usciti per ora 4 volumi. Poi accanto abbiamo Tutto, Happy di Urasawa, e poi qui c'è Gohan che non c'entra nulla. Happy di Urasawa invece è l'altro spokon che mi sta dando soddisfazioni. Sono arrivata a leggere fino al 5, in questo momento in cui sto registrando, qui è concluso in 15. Quello che penso di Happy è che mi sta veramente appassionando, mi sta facendo appassionare uno sport che in realtà non mi diceva assolutamente nulla. Vedo e leggo queste partite con entusiasmo, con voglia di sapere il risultato. Oltre allo sport ovviamente abbiamo dei temi molto importanti che vengono affrontati, perché appunto lo sport qui è un pretesto per raccontarci di più, anche se è molto presente come vi ho detto. Soprattutto mi piace il fatto che lo sport sia la via di fuga, il riscatto per la vita di questa ragazza, per una vita migliore, e tifo per lei e non vedo l'ora appunto di scoprire come si conclude questa storia. Andiamo a questa ulteriore mensola dove abbiamo Chainsaw Man, che è qua fino al 13, però ovviamente dietro ci sono i primi volumi, quindi è completo. Di Chainsaw Man non poco veramente da dire, all'inizio mi sembrava uno shonen come tanti altri, poi in realtà ha affrontato delle tematiche in maniera molto matura, i personaggi sono cresciuti, sono maturati e mi hanno dato veramente tantissimo, e questa seconda parte che è appena iniziata forse è ancora più interessante della prima, anche se mi manca qualche personaggio che spero di rivedere presto. Accanto abbiamo Spy Family, sempre appunto dietro ci sono i primi volumi, un manga che all'inizio mi ha preso tantissimo, poi c'è stato secondo me un periodo un po' di stagno perché la storia principale non andava molto avanti, e invece in realtà l'undicesimo volume mi ha fatto ricredere tantissimo, mi ha divertito tantissimo e non vedo l'ora di andare avanti. Qui abbiamo appunto una piccola figura di Anya. Qua abbiamo un altro shonen, ovvero Dandadan, che mi sta prendendo tantissimo, super divertente, super giovanile, un linguaggio molto giovanile che mi fa spaccare da ridere, infatti non vedo l'ora che ci sia un anime, perché secondo me in italiano renderebbe alla perfezione, e io ve lo straconsiglio tra gli shonen, diciamo, attuali, in corso, moderni, secondo me è uno dei più interessanti anche come tratto. Ci sono le variant del volume 1 e volume 2, ma che comunque ancora si trovano, quindi variant fino a un certo punto di vista. Qui abbiamo una piccola figure di Demon Slayer, che comunque non segue, mi è stata regalata. Poi qui abbiamo Kowloon, un altro manga super interessante, un seinen che pochi purtroppo acquistano, che invece è stupendo, è veramente stupendo. Ancora non so bene dove voglio andare a parare, perché è una storia molto complessa, anche i misteri da un certo punto di vista, è bello, disegni meravigliosi, Junma Yuzuki secondo me è un'autrice molto sottovalutata, ho visto anche Come dopo la pioggia, l'anime però, cercherò di recuperare il manga, io ve lo straconsiglio, perché è una novità tra virgolette molto interessante, che secondo me può piacere a tantissimi. Poi passiamo avanti all'altra mensola dedicata a My Hero Academia. Qui abbiamo appunto le tre figure di Deku, poi abbiamo Todoroki e Bakugo, e poi una piccola spilletta. Qui c'è tutto il manga fino al volume 37, che non ho ancora letto, in realtà non ho letto nemmeno il 36 perché sto cercando di avere più volumi possibili e poi spararmeli, perché praticamente arrivato a un certo punto dimentico le cose ed è diciamo un momento molto importante per il manga, e ho bisogno appunto di leggermeli insieme. È un manga che secondo me è molto bello tra gli shonen diciamo più famosi in questo momento. Ha avuto i suoi momenti di calo nella parte centrale, ma sta dando il meglio di sé in realtà poi alla fine, soprattutto in questo ultimo arco narrativo. Qui abbiamo la variant del volume 30, che credo non valga assolutamente nulla, però vabbè, la faccio vedere lo stesso. E poi qui in realtà ci sono dei manga che alcuni li ho droppati, come Promise Cinderella, Don't Call It Mystery, Irene of Love, Blitz in realtà è un manga che mi è stato mandato e che ho letto super interessante, che ho messo qui perché ancora abbiamo soltanto un volume, e poi Skip It che in realtà ce l'ho doppione, quindi questi manga ancora devo trovargli una sistemazione. Poi qui abbiamo One Piece,
fino al volume 30 e il 98 e il 99 in variant che formano appunto questa figura. Che dire, intanto sono ancora all'inizio di questo super viaggio, super interessante. Sono al volume appunto 24, mi ha preso fin da subito un manga che racconta veramente tante cose di una profondità assurda che non mi sarei mai aspettata, non gli avrei dato una lira, non l'avevo mai iniziato proprio perché pensavo non mi interessasse, lo giudicavo anche male da un certo punto di vista, quindi mi sono super ricreduta. Non vedo l'ora di mettermi in pari con questa meraviglia perché letteralmente lo sto amando. Per ora il mio personaggio preferito è difficile da dire, devo ancora conoscerli bene. Sicuramente Rufy è un protagonista meraviglioso, ma c'è anche Sanji e Zoro che mi piacciono tanto. Chopper che è appena arrivato, che ha il mio cuore, ma soprattutto in questo momento la mia attenzione è rivolta a Nico Robin. Non so perché, ma secondo me questo personaggio mi colpirà più di tutti e potrebbe diventare quello che è appunto il mio personaggio preferito. Siamo di nuovo in alto per parlarvi di questi tre cofanetti. Qui abbiamo Tokyo Alem Bros di Keigo Shinso, ma non solo questo, abbiamo anche Holiday Junction di Keigo Shinso, una raccolta di storie brevi, alcune molto più belle di altre, ma che mi hanno dato una visuale su quest'autore per appunto comprenderlo di più nelle sue altre opere. È sicuramente un'opera più immatura rispetto a un Tokyo Alien Bros, che invece mi ha conquistata tantissimo. E, secondo me ci sono elementi molto molto importanti che possono essere veramente tantissimo approfonditi, e poi è stato narrato in una salsa veramente divertente, comica, a volte drammatica, c'è veramente dentro di tutto. Sullo sfondo una Tokyo meravigliosa con tutte le sue caratteristiche, con tutti i suoi locali, negozietti, veramente veramente bellissimo. Accanto abbiamo il cofanetto della professoressa Mente, un manga molto pesante che parla di abusi sessuali ripetuti su questa professoressa da parte di del fidanzato della sua migliore amica. Ripercorriamo appunto tutto questo, tutto il dolore, tutto il trauma e tutto quello che si riversa appunto sulla sua salute mentale, sul suo stato mentale, psicologico. Lo trovate anche nella mia top 10. Akane Torikai, secondo me, è un'attrice molto promettente di cui vorrei recuperare tanto altro. E poi qui abbiamo Adabana, un cofanetto appunto in tre volumi che non ho ancora letto, ma conto di farlo appunto nel breve tempo perché sono soltanto tre volumi. Appena ho un attimo di tempo, sicuramente lo leggerò e mi intriga anche parecchio. Qui abbiamo la sezione dei manga volume unici oppure delle miniserie. Vi parlerò in breve di esse. La prima è La voce delle stelle con Mizu Sara ai disegni. Devo dire che non mi ha colpito particolarmente, è una storia un po' sci-fi, però non mi ha detto nulla, tant'è che non ricordo perfettamente. Itsuya-san invece, Mizu Sara è anche alla storia, una miniserie molto profonda che sa appunto regalarvi anche moltissimi colpi di scena, soprattutto nel secondo volume, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Mizu Sara, secondo me, è un'autrice che può fare molto e che io darei appunto, ci darei appunto un'occhiata. Mi piace tantissimo anche il suo disegno, molto acquerellato, molto abbozzato, però sa anche esprimere una grandissima profondità. Poi abbiamo il volume unico You Are My Sun. Questo è carino, ovviamente nulla di imprescindibile o di così tanto eclatante, però è un volume carino che parla di questo ragazzo che si ritrova a fare da padre a un bimbo che ha vissuto, diciamo, due perdite, non soltanto una, e il loro rapporto, come si evolve e come si sviluppa, tanto diventare proprio un padre e un figlio. Poi abbiamo un'altra me di Mizu Sara, che è una raccolta, se non sbaglio, di storie brevi. Alcune mi sono piaciute, altre meno. Mentre Primavera Maledetta della Goen, questa miniserie, invece è stata una delle letture più belle che ho fatto in miniserie. Veramente molto bella, molto toccante. Parla del lutto, del modo in cui si affronta il lutto, ma soprattutto anche dei sensi di colpa. L'autrice è veramente eccezionale, soprattutto nel tratto, che è molto particolare. Ha un tratto, soprattutto negli occhi, nell'espressione, che ti colpisce proprio tantissimo. Poi abbiamo di Osomaru Furuya, Lunatic Circus, che non ho ancora letto perché dovrebbe essere una miniserie di tre volumi e la Goen ancora non si decide a pubblicare il terzo volume, nonché l'ultimo. Yokohama Shopping Blog, che in realtà non è una miniserie ma saranno credo 14 volumi, l'ho messa qui perché siamo fermi al terzo volume da secoli. Un manga di una poetica
infinita, di una profondità immensa che parla di piccole cose quotidiane, di quanto siano importanti le piccole cose e ti fa veramente amare e riscoprire il piacere di quelle piccole cose che a volte dimentichiamo di quanto siano importanti. Poi abbiamo Takopis Original Sin, un manga che aveva un grandissimo potenziale, soprattutto nel primo volume. Il secondo volume, secondo me, è troppo affrettato, però l'autore, secondo me, può riservarci, delle sorprese. È molto interessante. L'estate infinita di Toshokan, molto carino, parla appunto delle aspettative che a volte hanno i genitori sopra i figli e che appunto pesano e non poco, di come di questi figli cercano di sfuggire a queste aspettative e di crearsi una propria identità e un proprio cammino da soli, senza appunto essere intralciati da nessuno. Poi abbiamo questo volume unico della Bao Publishing, qui è cascato tutto, Not Simple. È un manga di una tristezza infinita che parla di questo ragazzo che ha vissuto veramente una cosa brutta dietro l'altra, forse troppe cose brutte per una sola vita. Tuttora ripensandoci veramente mi mette angoscia, ma allo stesso tempo è stato comunque un viaggio molto interessante e molto profondo. E io ve lo straconsiglio. Non ve lo consiglio per una questione di prezzo, più che altro purtroppo, perché costa 12,90 euro per questo formato normalissimo, senza pagine a colori, e quindi per il prezzo non tanto, però la storia secondo me merita tanto, è stato veramente toccante. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video collezione manga. Io spero che vi siano piaciuti i titoli che sono appunto nella mia libreria. Ricordiamoci appunto sempre che è una libreria composta in soli meno di 2 anni in realtà, e quindi è sicuramente una libreria in corso che dovrà ancora riempirsi di tanti titoli, di tanti autori e autrici importanti, ma io comunque sono già contenta di quello che sono riuscita a costruire alle mie spalle. Vi aspetto in tanti nei commenti e vi raccomando di condividere questo video, di farlo volare per tutto l'impegno che ci è stato messo, perché comunque un video collezione richiede veramente tanto tempo, e vi ringrazio comunque per tutto il supporto e ancora grazie per i 3.000 iscritti, e noi come al solito ci vedremo in un prossimo video.